Per flottante si intende quel numero di azioni di una società che è effettivamente liberamente circolante sul mercato. Bisogna capire che non tutte le società hanno il 100% delle azioni liberamente circolanti, anzi, sono ben poche quelle che hanno tutte le azioni effettivamente circolanti. Per esempio, questo si può intuire se si pensa alle privatizzazioni di società che magari in passato appartenevano allo Stato, che ne continua a detenere comunque una frazione importante. Ecco, per flottante si intende quella parte di azioni che sono liberamente negoziabili, che sono una porzione del totale. Il flottante non è importante tanto in quanto tale, ma soprattutto perché più esso è grande, più è significativo, più significa trasparenza della società stessa verso il mercato, perché la stragrande maggioranza del capitale è comunque liberamente negoziabile. Succede che anche gli stessi indici dei mercati, che tengono conto del peso specifico delle società, della loro capitalizzazione rispetto al totale delle altre, applicano un coefficiente di penalizzazione per quelle società quotate che hanno un flottante inferiore alle altre. Quindi, per esempio, l'ENI sul nostro mercato ha un coefficiente un po' penalizzante da questo punto di vista perché il flottante non è lo stesso di altre società, la stessa cosa capita con Enel. Anche se con tutta la sequenza di privatizzazioni successive, sia per ENI sia per Enel, il flottante è in costante aumento.